Anticipazioni il segreto. Mercoledì, 23 dicembre 2020. La notizia della gravidanza di Marta viene festeggiata con entusiasmo da tutta la famiglia. Rosa è angosciata. Manuela conforta Carolina, preoccupata per la mancanza di notizie di Pablo, e gli chiede di portare pazienza. La ragazza ne approfitta per interrogare la governante sulla sua solitudine e sui suoi amori passati. Ma la donna preferisce cambiare argomento. Ramon vuole crescere il suo bambino a Puente Viejo, e Don Ignacio festeggia. Pablo torna con notizie clamorose. La marchesa resta di stucco quando vede palesarsi di fronte a sé Jean-Pierre, il suo grande amore francese. La signora, estasiata, ordina ad Antonita di sistemare il suo ospite segreto presso il padiglione. Nessuno deve sapere che si trova a Puente Viejo. Nemmeno i suoi figli. Verso sera, Adolfo e Thomas sono sorpresi nel vedere la loro madre felice come non lo era da tempo. Adolfo ne approfitta per informarli della gravidanza di Marta. Suo fratello lo ammonisce. Non deve pensare più alla cognata, deve concentrarsi solo su Rosa. Alicia condivide con Encarnacion le sue paure. Intanto un uomo prepara una valigia ove vi nasconde un coltello, una mappa che porta a Puente Viejo e una foto di Campuzano. Lo scagnozzo di Eulalia. Marcela poi lo accoglie alla locanda. L'uomo dice di essere in cerca di una stanza. Afferma di chiamarsi Lazzaro, di essere un venditore ambulante e di conoscere una signora molto importante. La moglie di Matthias deduce che la persona in questione altri non è che Francisca Montenegro. Don Filiberto incontra il portavoce degli Arcangeli, al quale espone i suoi rimorsi,